Come mai questo interesse per la pedagogia familiare? Si è trovato gli strumenti per lavorare con le famiglie, insomma un bilancio e capire quanto oggi c'è bisogno di pedagogia familiare? L'interesse nasce per il mio lavoro precedente. Io sono la presidente di un'associazione che si occupa di famiglie monogenitoriali e genitori separati, per cui lo strumento della pedagogia familiare è stato non solo utile, direi essenziale, e lo è ogni giorno di più nel mio lavoro per poter avere un impatto maggiore. L'incontro con l'INPEF e di conseguenza con l'ANPEF è stato straordinario sotto tantissimi punti di vista: le competenze, la passione, l'apertura mentale e soprattutto la grandissima capacità della professoressa Palmieri di farci vedere la nostra professione sotto tutti i punti di vista, quindi umano, professionale, politico, ed è una cosa rara questa, secondo me è una cosa rara. In più io sono stata una delle poche elette che ha potuto fare la specializzazione con lei. Io ho fatto il tirocinio direttamente con la professoressa, per cui un valore aggiunto enorme. La pedagogia familiare è stata una scoperta, perché me ne sono innamorata, grazie al dottor Bonici tra l'altro, perché è per lui che mi sono avvicinata all'INPEF, è lui che mi ha invitata a far parte di questa grande famiglia, e dopodiché non ho mai più lasciato, quindi grazie all'INPEF e grazie all'ANPEF, è un traguardo bellissimo quello di far parte dell'ANPEF. Il bilancio dunque è positivo, ha ricevuto in qualche modo gli strumenti per lavorare con le famiglie? Assolutamente sì, soprattutto con appunto, il secondo livello abbiamo fatto appunto un tirocinio, supervisionati passo dopo passo, punto e virgola al millesimo, dalla professoressa Palmieri, nonché la presidente dell'INPEF, e quindi sì, assolutamente sì. Io avevo bisogno di aiutare, era un bisogno urgente, impellente, che era quello di aiutare le famiglie con cui venivo in contatto. Quello che facevo prima non era sufficiente, quindi volevo la facoltà, diciamo, e l'abilità di poter firmare una relazione, comprendere una situazione, fare un colloquio con tutti i membri della famiglia. Quindi questo era possibile solo attraverso la formazione, perché volevo farlo ma non sapevo come si fa. Adesso, dopo i 27 moduli del primo livello, mi sento veramente pronta, abile e arruolata come pedagogista familiare. Ora c'è un passo successivo da fare, che è quello di fare il secondo livello, che mi abiliterà come pedagogista familiare ANPEF. È importante formarsi ed è quello che intendo fare. Finito questo percorso, intanto la curiosità di intraprenderlo 2 anni fa è stato proprio quello di cercare un percorso che potesse completare il mio già percorso di studi. Io sono una psicologa, mi sono sempre occupata di famiglie, di adolescenti, li vivo soprattutto a scuola perché sono anche nelle scuole, e cercavo proprio uno strumento che potesse accorpare tutti questi ambiti. L'ho trovato nella pedagogia familiare, e quindi ecco perché questo percorso portato a termine in questi 2 anni posso dire che mi ha riempito di competenze e di conoscenze. Sicuramente il percorso lo proseguirò, e questo è già un primo step fatto, ma sicuramente continuerà questo percorso. Spero di migliorare nelle mie conoscenze e nelle mie competenze per essere al servizio delle famiglie. Dunque, io sono 30 anni che lavoro nei servizi educativi, nido infanzia, faccio formazione educatrice, lavoro con i genitori. Allora, la scelta della pedagogia familiare perché mi sono accorta che nonostante appunto il lavoro con i genitori non fosse sufficiente la strada che avevo intrapreso fino adesso, perché era un po' limitata in termini di tempo, in termini di metodologia, quindi ho conosciuto questo approccio di pedagogia familiare che mi ha veramente cambiato la visione del lavoro con le famiglie, soprattutto nella dimensione di riuscire a far venire fuori le loro risorse, e quindi non aspettarsi che sia l'esperto che dà le soluzioni. E quindi diciamo che questo percorso biennale mi ha proprio aiutato a rivedere la prospettiva di una maggiore attivazione dei genitori. Io ho fatto questa scelta perché sono particolarmente sensibile al tema dei bambini, ma alle ingiustizie, perché si vede molto spesso in giro e anche nella cronaca, nelle scuole, anche sin dall'infanzia, che nelle scuole dell'obbligo e non solo, di problematiche legate
all'apprendimento, alle difficoltà economiche, ma alla poca sensibilità delle difficoltà di questi bambini e di quello che c'è dietro, perché più delle volte si vive di apparenze, non si è creduti, anche quando si comunica sia a voce, coi gesti, coi comportamenti, che determinate situazioni possono segnare il momento e il futuro, e più delle volte ci si ritrova a sentirsi dire: o sei viziato, oppure hai problemi psicologici, oppure non hai voglia di studiare, oppure tante altre cose. E quindi questa cosa mi ha fatto prendere la decisione di iscrivermi a questo master, perché credo che sia importante aiutare, soprattutto anche nelle scuole. La mia scelta è avvenuta un po' per caso, perché ho ricevuto l'invito a partecipare a questo master tramite email. Presa dalla curiosità mi sono informato, ho accettato, e anche un po' perché io lavoro in ambito scolastico, a contatto con i bambini, con le famiglie, e a me è arrivata questa richiesta durante il lockdown, un momento proprio di chiusura, e quindi mi sono detta: mettiamoci in gioco per affrontare questa nuova pandemia, questa nuova situazione sociale, e dare supporto maggiore alle famiglie e quei bambini che sono innocenti e che spesso ricade tutto su di loro, perché non c'è abbastanza interesse per loro. Quindi questo master mi ha dato la possibilità di aprire i miei orizzonti, di guardare oltre la mia piccola realtà e di far diventare miei i problemi che mi circondano, che magari prima sentivo solo in televisione, adesso sono magari più miei. Proprio nella società c'è un grande bisogno nella società e nelle famiglie, che chiedono l'aiuto ma non sanno a chi rivolgersi. Questo lo vedo, anche se io faccio un lavoro completamente diverso, lo vedo anche tra le colleghe, che veramente si trovano in difficoltà a conciliare il tutto e avere una persona magari che possa, essendo terza, possa dare un'indicazione diversa, se ne sente il bisogno, ecco. Quindi sicuramente magari anche entrare in settori diversi della società, e quindi anche magari in luoghi dove uno non sarà attento, il comune piuttosto che un settore magari che uno è un po' più restio, perché sono più formali magari, anche in quegli ambiti secondo me avere una persona con una formazione di pedagogista familiare secondo me è molto utile per la società,